Un minuto con Padre Pio dai luoghi del convento di San Giovanni Rotondo ci troviamo nel percorso che i pellegrini, i devoti, i fedeli fanno ogni giorno per visitare tutti i luoghi di questo convento. Oggi qui per leggervi un passaggio di una lettera che Padre Pio scrive nel 1913 al suo padre spirituale, al suo padre lettore, Padre Agostino, e gli racconta delle sue agonie nello spirito. Era il 24 ottobre del 1913. Troppo consolante, scrive Padre Pio, è stata per me l'ultima vostra, perché mi rassicurava anche da parte del padre provinciale sullo stato del mio spirito. Ma che volete, padre mio, le agonie dello spirito non mi lasciano. Le sento che sempre più si vanno intensificando nel centro della mia anima e mi pare di continuamente morire. Padre mio, in che strettezza pone Dio un'anima che ardentemente l'ama senza mai stancarsi? Il non sapere esprimere tutto ciò che questo Dio dolce va operando nell'anima mia è per me causa di atroce tormento. Causa questa di tutte quelle tempeste che in me si agitano. Non lo intendo. Io non ho motivo di dubitare che sia il Signore quello che in me opera e nonostante che mi sfiorassi di entrare nel dubbio, non mi è stato mai possibile di persuadermi che questi inestimabili favori che io ricevo da Dio vengano dal demonio. Ma pure il pensiero che in certi istanti massimamente mi attraversa la mente di poter essere un illuso mi trapassa l'anima. Forse che il Signore, mi penso, non potrà permettere in pena delle mie gravi ed innumerevoli infedeltà che io ingannassi me stesso e i direttori senza saperlo? E come fare a vincere questo dubbio atrocissimo se per una chiara luce che porto nell'anima conosco benissimo le mie tante cadute, nelle quali involontariamente vado sempre cadendo, nonostante i tanti favori celesti dei quali l'anima mia ne è piena? Conosco la mia miseria e mi riempio di confusione, conosco i favori di Dio in me e mi sento spezzare l'anima, perché conosco che me ne vado sempre più rendendo indegno.